Breve intervista a Gio Frenk, promotore assoluto della Nuova Coringa. Chi teme di più oggi, il San Calogero o la Nuova Coringa? Assolutamente la Nuova Coringa. Il motivo c'è? È di fondo? No, è un motivo un po' particolare, nel senso che siamo convinti che siamo superiori a tutti, quindi è proprio un motivo emotivo più che calcistico. Quindi sono... Quella che attualmente parla meglio è la classifica generale, la Nuova che depone la Nuova Coringa più 8 sullo San Calogero. Può avere problemi oggi la Nuova Coringa, secondo lei? Assolutamente, cioè, può avere problemi, non di certo, ecco, di classifica, perché poi alla fine mancano altre 4 partite, gestiamoci il tutto, però oggi è bello tenere gli 8 più eventualmente i 3 punti per esplodere, per portare Coringa in alto, perché non siamo mai stati in promozione. Finalmente entriamo nel calcio che conta. Bravo, oggi ci si aspetta una tifoseria più che mai calda, così come sta già avvenendo dalle prime ore, quando mancano ancora un paio di ore all'inizio della partita. Cosa prevede poi a fine partita? Allora, le previsioni purtroppo non sono come il tempo, quindi alla fine non si ha niente di certo. Vorrei più che prevedere che alla fine Coringa capisca che finalmente è assolutamente, si parla solo di Coringa, per lo più sulla parte sportiva, quindi di calcio. Quindi vorrei che effettivamente Coringa oggi sia presente allo stadio per tifare con la Nuova Coringa, perché Coringa e la Nuova Coringa rappresentano effettivamente Coringa in tutti i suoi abitanti. E forse Coringa la più bella, o ci vuole pure... Nonostante i bei risultati, ancora Coringa non gode pienamente della squadra, non la vive pienamente, anche perché malumori si manifestano all'esterno, come mai? Ma purtroppo i malumori qua a Coringa esistono da quando Coringa è nato, non solo a livello sportivo ma come paese. Purtroppo nessuno vede effettivamente la realtà, o meglio, c'è chi la vede e magari la denigra. Vorrebbe che proprio questa parte di Coringa, ovvero questa parte di sport che al momento è l'ideatore di tutto il movimento che succede qui a Coringa e non solo, vorrebbe che, ecco, sparisse del tutto. Ma c'è anche brava gente come noi, c'è gente, ecco, che vive di calcio, vive soprattutto un Coringa diverso dal solito. Siamo arrivati ad un punto dove ci vorrebbe l'unione di tutti, cioè, vorrei che, ecco, tutti gli abitanti di Coringa, tutto l'Internat, l'Ametino, non solo Coringa, capisse che è il momento, ecco, di unirsi e chi lo sa, ecco, di creare un centro sportivo che unisca tutti i paesi qua delle zone limitrofi e portarli al massimo, ecco, dello spessore calcistico. Attualmente godiamoci della Nuova Coringa in prima categoria, sperando che a fine partita possa, ecco, questa intervista portarla, ecco, in promozione e perché no? Cioè, vedere, ecco, Coringa su tutti i quotidiani, ecco, locali e... Allora, quello che si apprezza di più è che si tratta di una società giovane e di giovane età. Solo il 2004 mi sembra che sono iniziati i lavori. Questa società è nata nel 13 settembre del 2004. Cioè, abbiamo iniziato facendo, ecco, un giro di voci tra amici, dice, magari, cioè, vorremmo giocare a calcio, però dice non abbiamo né presidente né cosa. Alla fine è nato tutto. Un cazzaparola? Sì, è nato così, idealmente, ecco, abbiamo puntato il dito, dice fai tu il presidente. Così poi alla fine è diventato un discorso serio. Abbiamo centrato nello stesso anno la promozione in seconda categoria, poi sempre lo stesso anno siamo riusciti, ecco, a centrare il salto in prima categoria, che per Coringa era, diciamo, in assoluto la storia, ecco, perché non c'era mai stato. E oggi mi sa che la storia potrebbe continuare. La società sta cercando, ecco, di colmare queste lacune che ci sono, cioè ampliando l'assetto societario. Stiamo cercando, ecco, anche ad Aconia, a San Pietro a Maida, di trovare gente volenterosa che alla fine possa darci una mano, ecco, non solo economicamente ma anche materialmente. Sicuramente è un fenomeno non strettamente locale, perché coinvolge San Pietro, Maida, Iacurso, Filadelfia, Francavilla e direi anche l'Ametino. Tutti dovremmo essere orgogliosi di questo. E allora, in prospettiva, con questo terreno di gioco dove andremo? Allora, in prospettiva, purtroppo, ecco, ciò che ci compete a livello calcistico, a livello di stadio, finisce qua. Cioè, ormai
siamo consapevoli, ecco, perché la Lega ci ha dato un regolamento, ecco, che alla fine per fare un campionato di promozione ci vuole un determinato, ecco, terreno di gioco, un determinato stadio. In questo momento mi viene facile dare la risposta, nel senso la do, ecco, sotto forma calcistica, passo la palla al comune, quindi vorrei, ecco, che il comune come, ecco, è nelle prospettive perlomeno, ecco, della riunione che è stata fatta in settimana, che per il primo anno, ecco, abbiamo la possibilità di giocare ad Arconia e con le aspettative, ecco, che Coringa Centro abbia, ecco, in futuro un suo stadio, uno stadio all'altezza della situazione, perché mai dire mai, può darsi che, ecco, questo è un trampolino di lancio non solo per la promozione, ma chi lo sa, noi puntiamo, ecco, ad andare avanti, lo stadio è essenziale. Allora là si spera che diventi rete da parte del comune, degli amministratori? Esattamente, purtroppo le ripeto, non dipende più da noi, noi il massimo di quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, abbiamo reso, ecco, un piccolo stadio, un grande palcoscenico, ecco, per la nuova Coringa e per tutti quelli che piace vivere il calcio. Però adesso, ecco, ripeto, passiamo la palla al comune e chi lo sa, se questo gol viene subito, ecco, nel giro di un anno e mezzo, due, però Coringa effettivamente ha bisogno di uno stadio, ha bisogno di uno stadio. Oggi si prevede il pianone, non solo di coringhesi ma anche di forestieri, dei nostri amici del San Calogero. Siamo in grado di ospitarli per bene? Saremo in grado di darvi un pomeriggio di sport a tutti? Allora, noi speriamo, ecco, che sia una giornata di sport, perché siamo coringhesi e quindi proprio nel costume di Coringa esiste proprio l'ospitalità da parte dei coringhesi, quindi noi abbiamo cercato di preparare questo trasferto insieme alle forze dell'ordine, perlomeno per lo spazio che ci avevamo. Tra parentesi lo chiamo Gabbiotto, però si prevede un pullman di tifosi del San Calogero, dove oggi li ospiteremo in questa parte per non avere a contatto con la tifoseria, diciamo, locale. Si teme, ecco, non disordini, si teme magari un po' di euforia in eccesso? Sì, un po' di euforia in eccesso, però, ecco, alla fine, ecco, ci siamo organizzati anche su questo. Siamo cauti, io non purtroppo sono consapevole, ecco, che il risultato dipende da noi, ho già i capelli in giallo-verde, perché rispecchia il mio modo di vivere la vita, nel senso che magari sono obiettivo, io sono convinto che oggi vinceremo. Allora speriamo di tingere di giallo-verde tutti i tifosi coringhesi. Ecco, esatto, tutti Coringa. Anche ho visto, ecco, le zone e le case qua vicino allo stadio che hanno messo le bandiere anche giallo-verde al balcone, quindi questo, sono fiero proprio di questo, perché effettivamente c'è bisogno anche di questo. Finalmente Coringa sta vivendo un momento particolare, ecco, un momento che non ha mai vissuto. Bene, grazie a Gianfranco per la breve intervista e in bocca al lupo per la partita. Ma grazie a voi, ecco, e spero che questa intervista possa diventare un'intervista storica alla fine, nel senso che effettivamente Coringa da oggi partirà in una crescita non solo calcistica, ma in un paese, ecco, diverso, dove ci aiuteremo tutti. E oggi chi lo sa, se ci sono dei gufi, anche i gufi, ecco, oggi faranno parte della storia. Possono schiattare. Grazie allora e in bocca al lupo di nuovo.